Eccoci, siamo nella pasticceria di Antonello Fardomeni che ha ospitato i ragazzi dei nostri laboratori, ragazzi che hanno fatto un'esperienza meravigliosa quest'ultimo anno, laboratori per le autonomie dove pasticceri, chef e esperti in fitness li hanno accompagnati. In questo percorso abbiamo voluto fare delle esperienze concrete ai nostri ragazzi e grazie alla collaborazione di Antonello Fardomeni hanno fatto questa meravigliosa esperienza di creare l'uovo di Pasqua seguito da esperti quali Antonello, quali Katia, che in questo percorso veramente sono stati, oltre a ottimi insegnanti, sono stati amorevoli con i ragazzi che ogni volta non vedono l'ora di partecipare a questi laboratori. Questa dei laboratori per le autonomie è un'esperienza che veramente ci ha fatto sperare che si possa fare molto meglio, perché stiamo avendo risultati che neanche noi ci aspettavamo. Ringrazio tutti veramente e ringrazio soprattutto i ragazzi disabili della nostra associazione che ci hanno dimostrato che veramente si può dare tanto. Devo dire la verità, neanche noi ci aspettavamo questi risultati, questo entusiasmo e queste capacità, quindi grazie a tutti. Abbiamo sposato il progetto con la GEDI dall'inizio e abbiamo fatto dei corsi non di formazione ma più che altro di stare insieme, di insegnare le minime cose importanti della pasticceria per i ragazzi. Abbiamo iniziato il corso come associazione pasticceri pensando di poter dare un grosso contributo ai ragazzi, invece è stato il contrario, abbiamo ricevuto da loro un grosso contributo di vita, sociale, di come vivere, di come comportarci. Abbiamo dato, ma sicuramente abbiamo forse raccolto di più di quanto abbiamo dato a questi ragazzi che sono meravigliosi. Tra l'altro si sono legati moltissimo a Katia, che è stata la principale e protagonista di questo percorso di lavoro. Noi abbiamo fatto da oltre 6 mesi un corso in sede della GEDI, dove hanno dei locali bellissimi, dove siamo stati ospitati in maniera egregia. Questa settimana abbiamo dedicato lo spazio della pasticceria per poter coinvolgere i ragazzi nella produzione delle uova di Pasqua. Si sono divertiti moltissimo, ogni volta che c'era un residuo di cioccolato era l'occasione buona per metterlo in bocca. Tra il fatto di usare magari tanti tipi di cioccolato con gli stampi, è stata un'esperienza bellissima. Mi invidio di aver avuto questa possibilità di poter trascorrere questo periodo insieme a loro. Spero che ce ne saranno altri anche in futuro. Noi come associazione pasticceri stiamo cercando di creare un tessuto più forte, che ci siano più persone che collaborino a questo progetto, sperando di riuscire a fare cose buone, sperando anche di riuscire a dare qualcosa di buono ai ragazzi. Yeah, city now. Oh yeah.